Buonasera a tutti, sono Rosa Tummolo, direttrice del Giardino dei Libri e questo è il 152esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori. Questa sera accanto a me vi presento Roberto Feroli che svolge attività giornalistica e di comunicazione. Buonasera, buonasera Rosa, grazie per l'invito. Grazie a te di aver accettato, come sempre. E questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che io stimo molto, il professor Gianluca Maggi. Ci parlerà di 11 principi chiave legati alla manipolazione e alle strategie di addomesticamento e controllo sociale, tuttora applicate, e di come imparare a sfuggire alle loro trappole. Eccoci qua, buonasera, professor Maggi. Saluto a tutti. Buonasera. Grazie di aver accettato il mio invito qui al Giardino dei Libri. Bene, Grazie a voi. allora Roberto, io prima di proseguire voglio ricordare ai partecipanti che volevo proprio dire che la presenza del professor Gianluca Maggi in videoconferenze è estremamente rara, perché è molto riservato e non ama mettersi in mostra. Quindi è un gran piacere averla come ospite. Grazie ancora. Voglio anche ricordare per questo webinar abbiamo oltre 4.000 iscritti. Precisamente aggiornato a mezz'ora fa, ecco anche la slide, 4.253. E questo mi fa molto molto piacere, Roberto. Assolutamente. Allora, Roberto, vogliamo presentare, lascio a te la parola un attimo per presentare il professor Maggi? Volentieri. Volentierissimo, il professor Gianluca Maggi è uno storico delle idee e delle religioni, filosofo e orientalista. È stato docente all'Università di Urbino di materie legate alle filosofie, psicologie e religioni tra Oriente ed Occidente. Ha fondato a Pesaro con Franco Battiato Incognita, laboratorio interdisciplinare. È direttore scientifico insieme a Grazia Marchianò, responsabile del fondo Scritti Elémir Zola di AC Mind Seminars. È uno degli autori delle voci dell'Enciclopedia Filosofica, della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate. Copre tutto l'ambito del sapere filosofico attuale, sono 12 volumi. Dal 2012 si è inoltre dedicato e si dedica al Gioco dell'Eroe, che è un grande progetto di percorso evolutivo transpersonale diffuso in tutto il territorio italiano. Tra i bestseller, naturalmente, Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, di cui parleremo questa sera. Poi, così abbiamo l'occasione di farlo vedere, i 36 stratagemmi. Eccolo qui, edizione rinnovata, giusto? Esatto, nuova edizione. Nuova edizione, e poi ovviamente c'è anche lo stato intermedio scritto con Franco Battiato e ancora i 64 enigmi cavalcare i mutamenti. Eccoli qua. E poi presentiamo anche questa sera il libro. Assolutamente, certamente, che è proprio il tema, diciamo, il cui contenuto è il tema della nostra serata insieme, grazie alla disponibilità del professor Maggi. Pensa Roberto che questo libro solo noi al Giardino dei Libri ne abbiamo venduti più di 1.000 copie e io sono rimasta veramente sorpresa del successo di vendita di questo libro. Oltre ad averlo letto, ho subito pensato di invitare il professor Maggi. Bene, allora prima di proseguire voglio ricordare inoltre a tutti i partecipanti che se volete potete fare delle domande direttamente al professor Maggi inerenti all'argomento della serata. Sullo schermo nella parte a destra troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande e il professor Maggi vi risponderà dopo il suo intervento. Allora Roberto, io lascio a te la parola e non vediamo l'ora di ascoltare il professor Maggi. E noi la lasciamo subito al professore con la prima domanda che riguarda in un qualche modo la storia di questo testo, che ovviamente per i motivi che tutti potrebbero scoprire leggendolo, inizialmente non ha avuto strada facile, poi però attraverso questa genesi e queste prime fatiche è diventato un vero e proprio successo editoriale. È vero. Ringrazio anche proprio per questa domanda iniziale, ringrazio molto. Perché se oggi ai più è evidente che la censura della libertà di espressione
è ormai diventata una forma, come dire, di pilotaggio dell'opinione pubblica. Invece, ad aprile del 2020, quindi 2 anni fa, quando denunciai pubblicamente questa situazione, ci fu chi mi diede del complottista, oppure c'è chi pensò malignamente che io facessi pubblicità al mio libro, c'è chi fu chi mi offese, mi dileggiò. Ecco, io cominciai a scrivere il libro Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, oltre 12 anni fa, quindi in tempi non sospetti. Però già allora nell'aria c'erano segnali che, per quanto deboli, insomma, si riuscivano a captare per comprendere che qualcosa di mostruoso era stato messo in moto. E perché ho impiegato così tanto tempo a scrivere questo libro? Perché ho compulsato una mole enorme di fonti, in lingua tedesca prevalentemente, poi in lingua inglese, delle quali quasi tutte inedite in lingua italiana, e tra l'altro una parte di queste ne ho riportate anche nella bibliografia. Qual è lo scopo di questo libro? Proprio per essere sintetici, lo scopo di questo libro è di utilità pubblica, è di utilità pubblica per avere in mano uno strumento di decifrazione della realtà per difenderci dalla manipolazione in atto. E la manipolazione in atto è oggi a livelli di mistificazione che sono sconcertanti. Quindi, per capirci, facciamo estrema attenzione alla situazione che abbiamo di fronte a noi e che ci riguarda a tutti. E la situazione è questa: per la prima volta nella nostra vita, nessuno di noi sa se il prossimo autunno il suo negozio potrà restare aperto, se i suoi figli potranno andare a scuola o fare sport. Cioè, nessuno di noi sa quale trattamento sanitario obbligatorio o emergenziale di qualsiasi tipo servirà per poter lavorare, oppure per poter giocare a calcio, oppure per poter viaggiare. Cioè, nessuno di noi sa quanto costerà comprare diritti e libertà a tempo determinato. Quindi quello che era consolidato oggi non esiste più. Non è possibile programmare più nulla, è tutto vietato a prescindere, salvo, come dire, momentanee concessioni dell'uomo nell'alto castello di questa finta democrazia che è il governo Draghi. E allora noi ci chiediamo come siamo potuti arrivare a tutto questo, come siamo potuti cadere così in basso. Ecco, nella mia adolescenza, c'era un enigma che mi assillava la mente, ovvero l'enigma del consenso. E allora io mi chiedevo, ma com'è possibile che una popolazione accetti condizioni e soluzioni che porteranno alla sua stessa rovina? Com'è possibile che l'uomo, a differenza dell'animale, cada sempre nella stessa buca? Com'è possibile? Ecco, allora in questo libro fornisco 11 chiavi per la risoluzione di questo enigma autodistruttivo. E non solo. Perché, se è cosa nota, come dire, che dopo la disfatta del nazismo, la silenziosa diaspora nazista insegnò le arti della persecuzione e della tortura a militari e a politici di una dozzina di paesi affacciati al Mediterraneo, o all'Atlantico, o al Pacifico, invece è ignoto il fatto che le tattiche di manipolazione di Goebbels, cioè il ministro della propaganda nazista, sono utilizzate dai media brain trust nelle dinamiche propagandistiche su cui si fondano in ampia parte l'informazione e la produzione culturale attuale. Ecco, su questo aspetto mancavano seri studi scientifici e documentati, e il mio libro ha cercato di sopperire a questa lacuna. Dunque, grazie a ciò, ritenevo, 2 anni fa, appunto, quando presentai agli editori questo libro, ritenevo che sarebbe stato da loro accolto, insomma, con un certo entusiasmo. E invece, a quel punto cominciano tutte le disavventure che in 25 anni di carriera di scrittore non avevo mai incontrato.
Cioè, questo libro si è trovato davanti tutte le porte sbarrate, cioè si è trovato vittima del sistema di coercizione di cui il libro descrive i modi e il funzionamento. Voglio dire che è stato rifiutato con risposte evasive o di circostanza da tutti gli editori a cui l'ho presentato. E nei casi in cui è stata palesata la vera ragione del rifiuto, la risposta dei direttori editoriali è stata questa, ovvero il libro, professore, è ineccepibile, il suo contenuto è anche molto importante, però pubblicare questo libro è troppo scomodo e potenzialmente pericoloso sia per il nostro incarico lavorativo che per i contenuti del libro. Quindi, morale della favola, il libro è rimasto in questa vile censura preventiva sino a metà di dicembre 2020. Quando poi è stato accettato da una casa editrice piccolissima ma coraggiosa, Piano B, che l'ha pubblicato il mese seguente. Fatto è che però l'accanimento contro questo libro era ancora lontano dall'essersi, come dire, dall'essersi concluso. Perché il libro è stato ignorato, o meglio, più tecnicamente, è stato silenziato. Perché il silenziamento è la nona tattica di manipolazione, è stato silenziato da tutti i media nazionali mainstream che si sono opposti nella sua immissione nel circuito di discussione e di riflessione della collettività. Non volevano assolutamente che questo libro fosse letto. E allora questo fatto mette in luce varie cose. La prima cosa che mette in luce è quella per cui la prima vittima della propaganda sono gli stessi media che hanno raschiato il fondo del degrado, che hanno raschiato il fondo della totale assenza di dignità. La seconda vittima del silenziamento è il buonsenso collettivo, perché oggi vengono propalate notizie assurde, prive di ogni fondamento, e anziché riceverle con una sonora pernacchia, c'è una fetta di popolazione che ci casca dentro mani e piedi. Ecco, di questo degrado dei media, di questo degrado del diritto, di questo degrado delle istituzioni, noi oggi ne abbiamo la rappresentazione plastica, tanto per dirne una, ne abbiamo la rappresentazione plastica col mantenimento delle restrizioni senza emergenza sanitaria, che è un caso unico in tutta Europa e non solo in Europa. Intendo dire che mantenere le restrizioni senza emergenza sanitaria è come aprire, come dire, un ombrello in casa per non prendere la pioggia. Insomma, c'è una vera e propria volontà da parte del governo Draghi di rimbecillire la popolazione con la propaganda dell'angoscia, con la propaganda della paranoia, del fanatismo, della ipocrisia, del silenziamento del pensiero critico dissidente, con la propaganda della paura, addirittura della paura della propria ombra. E chi ad oggi non riesce a vedere tutto ciò che abbiamo letteralmente davanti al naso, ha veramente forti problemi di ordine cognitivo che sono tipici del ritardato mentale. E in questi ultimi giorni mi tornavano in mente le acqueforti di Francisco Goya, quelle acqueforti di fine Settecento, che hanno come titolo Il sonno della ragione genera mostri. Ecco, ritengo che mai come in questo momento siamo in grado di riuscire a intuire quale significato avesse quell'opera di Goya, così enigmatica e spaventosa. Comunque, poc'anzi, stavo per dire che alla rete di silenziamento non si sottraggono neppure i social network. I social network oggi sono diventati de facto una forma di controllo e una forma di sorveglianza giunta ad un grado di pervasività che
che non ha precedenti nella storia umana, neppure nei suoi periodi più bui. Tanto per citare il mio caso personale, però il mio caso personale è rappresentativo anche di tanti altri casi, più in generale. La mia pagina Facebook Gianluca Maggi Incognita è stata bloccata 4 volte per settimane e da diversi mesi è ancora oscurata per il 96% degli ingressi. Questo vuol dire che Facebook ha in pratica neutralizzato la mia pagina, rendendola invisibile nella sezione notizie, al punto tale che se una persona non ci entra dentro direttamente, la pagina è letteralmente invisibile. Al punto che, infatti, ho dovuto aprire su Telegram il canale Gianluca Maggi Incognita, perché su Facebook ormai sono invisibile. Ma questo stesso trattamento di silenziamento non l'ho subito solo da Facebook, l'ho subito anche da YouTube, che mi ha bloccato il canale per mesi, mi ha rimosso tantissimi video, al pari di come ha fatto Facebook, e altrettanto ho subito lo stesso trattamento da Wikipedia. Wikipedia ha vandalizzato la pagina che parla di me e del mio lavoro, ha rimosso molti dei suoi contenuti ed è stata addirittura messa a votazione per essere cancellata. E si è salvata di un solo voto di un amministratore di Wikipedia, differentemente l'avrebbero cancellata. Ecco, e se non ci credete, tutto questo lo potete verificare andando sulla funzione cronologia di Wikipedia, così come ho fatto anch'io dopo che mi è giunta la segnalazione di alcune persone della vandalizzazione della mia pagina, e potete constatare che quello che dico è vero. Questo, insomma, tutto per dire che il fatto che il mio libro sta riscuotendo questo grande successo, io lo considero davvero una specie di miracolo, ed è un miracolo che è nato solo grazie al tam-tam dei lettori, un tam-tam più o meno sotterraneo, di lettori che appunto hanno consigliato a viva voce ad amici e conoscenti la lettura di questo libro. Ecco, insomma, la storia di questo libro è andata così, insomma. Bene, no, immaginavo e speravo che sarebbe stato un seratone, ma non immaginavo così tanto, professore. Quindi grazie di questo inizio quantomeno gagliardo e di sicuro interesse. Il che mi permette di fare due riflessioni. La prima è naturalmente di consigliare a tutti il libro, ma soprattutto, per non farlo circolare solo internos, regalatelo a chi la pensa diversamente e a chi ha bisogno di questi strumenti difensivi. Personalmente, questa è la seconda riflessione, io l'ho trovato, come dire, spaventoso da un lato e tenero dall'altro. Spaventoso perché man mano che si scorrono le tattiche di manipolazione, se si legge bene con attenzione il libro e se si è stati attenti nella nostra realtà, si capisce quella pubblicità, quell'annuncio al telegiornale, quel titolo sul quotidiano cartaceo, perché tutte le informazioni vanno in una sola direzione usando le stesse parole, perché se uno alza il ditino ed è contrario, subito arriva l'etichetta. Dall'altro, tenero, perché alla fine, come diceva il buon Lewis nelle Lettere di Berlicche, il diavolo alla fine è noioso perché è ripetitivo, usa sempre gli stessi strumenti, ma come ha detto lei prima, l'uomo nella stessa buca ci casca sempre. E questa è proprio la grande domanda, ma perché ci casca sempre? Perché non riesce a sentirsi forte e a dire a questo io non credo, la penso diversamente anche se sono solo contro 1 milione, perché non è che la maggioranza ha sempre ragione, anzi. Eh sì, certo, ma fondamentalmente perché l'uomo è un animale sociale e la più grande paura che ha l'essere umano è quello di sentirsi solo e isolato. Laddove le pressioni sociali, questo lo dimostra per esempio l'esperimento di Solomon Asch che riporto nel libro, laddove le pressioni sociali sono molto forti, l'essere umano si adeguerà a queste pressioni sociali fino al punto di giungere a negare
la percezione diretta dei suoi sensi. È proprio per questa ragione. L'uomo ha grande timore di rimanere isolato e dunque in grado di adeguarsi a tutto e di abituarsi a tutto, anche alla posta. Il che ovviamente ha una origine ancestrale, quando rimanere soli nella notte dei tempi voleva dire quasi sicuramente, insomma, lasciare il Morire. pianeta. Sì, esatto. Nel libro parla di psicopatologia, del potere e l'accento viene posto sin da subito nelle prime pagine, quando viene raccontata la fine che Goebbels e la sua consorte, ma purtroppo ne sono coinvolti anche i loro figli, insomma, scelgono in un qualche modo di fare, scelgono per loro e anche per i figli. Allora la mia domanda è questa, ma al potere c'è sempre psicopatologia, cioè la persona sana, tranquilla, serena, che gode del suo animale domestico, del suo fiore, delle sue amicizie in maniera molto pacciosa, non sarà mai al governo, non è interessato a governare. La domanda implica un'ampia risposta. Apparentemente sembra semplice, ma vuole una disamina ampia. Allora, la prima parte del libro è letteralmente una caccia psicologica nella mente, potremmo dire, tanto geniale quanto mefistofelica di Joseph Goebbels. Questo personaggio che ritengo emblematico della psicopatologia al potere e della psicopatologia del potere. Questa caccia perché è utile? È utile per comprendere come la psiche apatica di Goebbels, una psiche priva di risonanza emotiva, priva di un sentimento empatico, cioè di un sentimento empatico fuori uso, quindi con una tonalità dell'animo, potremmo dire a bassa emotività e a scarso sentimento, ecco, è rappresentativa di certi cervelli che si trovano oggi al potere, che sono cervelli che sono completamente fuori di sesto. Emblematico di questo essere fuori di sesto è oggi, per esempio, il fondatore e direttore esecutivo del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab. Questo triste e tristo personaggio, che è emblema del delirio del potere psicoapatico, ha affermato in più di un'occasione che il Covid è stato fondamentale per il progetto del Great Reset. Questo perché? Perché ha convinto le popolazioni dei paesi democratici occidentali ad accettare la sorveglianza biometrica totale che differentemente sarebbe stata inaccettabile. In altre occasioni ha poi dichiarato che abbiamo bisogno non solo di monitorare le persone, ma di monitorare anche che cosa succede sotto la pelle di ogni singolo cittadino. Ha affermato inoltre che stiamo acquisendo poteri tecnologici divini di creazione e di distruzione. Ha affermato che stiamo reingegnerizzando la vita e stiamo facendo l'upgrade dell'uomo in Dio. E ha affermato che gli esseri umani devono essere completamente hackerabili. Dunque, queste mostruosità che solo una mente con delirio di onnipotenza può concepire, ci fa comprendere l'utilità di questa caccia psicologica che si trova nella prima parte del libro delle 11 tattiche. Perché? Perché come dicevano gli antichi strateghi taoisti, per esempio in un altro mio libro che avete citato, I 36 stratagemmi, gli antichi strateghi taoisti dicevano che se non conosci il tuo avversario e non conosci nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Se conosci te stesso, ma non conosci il tuo avversario, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Ma se conosci te stesso e conosci l'avversario, la tua vittoria allora è certa.
Dunque, conoscere, potremmo dire, il funzionamento della mente geniale e mefistofelica del ministro della propaganda nazista è proficuo per comprendere come egli, come Goebbels, fosse giunto al punto di manipolare anche se stesso. E questo meccanismo psichico di automanipolazione non è inusuale in noi sapiens. Cioè Goebbels non solo mentiva consapevolmente, questo sia in pubblico che in privato, quindi falsificando a freddo la realtà stessa, ma giunse, potremmo dire, a salpare le ancore, allontanandosi dalla realtà genuina per fabbricare una realtà contraffatta, per fabbricare una realtà manomessa, per fabbricare una realtà mistificata, nella quale finiva per credere pienamente lui stesso. Lui credeva pienamente al suo racconto menzognero che lui stesso produceva, creando quindi una messa in scena privata e pubblica che durò tutta la sua vita. E non è neppure da trascurare il fatto, e questo è molto importante a mio avviso, che chi mente inconsapevolmente, cioè chi mente inconsapevole di mentire, mente molto meglio. Recita molto meglio la sua parte e viene creduto più facilmente dagli altri. Questa è una verità psicologica. E Goebbels fece culminare questa messa in scena nell'ultimo atto del suo potere psicopatologico, ovvero impedire ai suoi sei figli, ai suoi sei bambini, di sopravvivergli. Goebbels, infatti, temeva che cosa? Temeva che i suoi figli potessero essere addestrati nel suo mestiere più specifico, cioè la propaganda, e che potessero essere addestrati contro di lui. Dunque, l'uccisione dei suoi sei bambini per mano della moglie Magda è, come ripeto, il culmine dell'attività propagandistica di questo uomo perverso e fanatico, proprio per darsi fama postuma. Con lei ora mi chiede anche se il potere è sempre psicopatologico. Ecco, il potere è un elemento centrale e imprescindibile della vita su cui mi concentro nei miei studi da tantissimo tempo, perché per me è centrale. Ecco, le persone che esercitano il potere perdono la loro umanità, perdono la capacità empatica di comprendere gli altri e di unirsi in modo collaborativo agli altri, e si esprimono in una sorta di gioco perverso che è capace di distruggere il mondo. E direi anche che tra le forme che la follia assume, il potere è certamente una di queste forme, e si esprime, direi, in legami distruttivi quando viene rivolto verso le persone, oppure in legami autodistruttivi, quando viene rivolto a un ego che si dilata sino a coincidere con l'intero universo. Ecco, questo è il potere nelle sue declinazioni psicopatologiche. Poi c'è un potere propositivo, e questo potere propositivo lo sintetizzò 12 secoli fa un ex bandito, che poi divenne un maestro sufi, quando disse: il potere su se stessi è meglio di 1.000 anni di potere sugli altri. Il potere su se stessi è meglio di 1.000 anni di potere sugli altri. Quel maestro sufi era Fudail ibn Ayyad. E questo suo principio lo utilizzo come una bussola. Lo utilizzo come una bussola per non tradire me stesso e per non tradire gli altri e per non barare con la vita, perché ritengo che Fudail ibn Ayyad aveva perfettamente ragione. E quando introietti questo principio in ogni molecola del tuo essere, allora tu non vuoi comandare né essere comandato.
non vuoi comandare nessuno perché hai già un bel da fare con te stesso. Hai già un bel da fare per avere potere su te stesso nel coordinare, come dire, le legioni che ci abitano. E se non sei un cretino, comprendi perfettamente quanto questo potere su te stesso non abbia necessità di altro, perché conferisce la forza della lucidità. E di converso, non vuoi neppure essere comandato. Perché ti comandi da solo, perché sei in grado di farlo. Non hai bisogno di altro, non hai bisogno di stampelle, non hai bisogno di guru, non hai bisogno di santoni, non hai bisogno di motivatori che ti dicono che cosa devi fare o cosa non devi fare, che cosa è bene fare o cosa è male fare. Non sei in sostanza etero diretto. Cominci a respirare aria tersa, aria pulita. Come quando ti trovi sulla cima di una montagna. E credo sia superfluo dire che il potere su se stessi è una condizione che non si raggiunge facilmente. Occorre molta saggezza, occorre molto equilibrio per conquistarla, così come conquistare la cima di una montagna. E ci vuole pazienza. E questa saggezza, questo equilibrio e questa pazienza oggi sono ancora più di un tempo difficili da raggiungere perché l'essere umano oggi è fuori di sesto, cerca scorciatoie, ma queste scorciatoie sono tra le sue pietre d'inciampo, per così dire. Professore, lei, citando prima il fondatore del World Economic Forum, ha citato un autore. Tutto ciò che lei dice è stato addirittura scritto. I libri si possono trovare, leggere, quindi nessuno sta inventando niente. Ormai siamo in una situazione talmente sfacciata che tutto quello che ci viene fatto è quantomeno dichiarato in maniera spesso molto chiara. Lei scrive anche nel suo libro: la propaganda non può fare nulla se non incontra un terreno fertile da coltivare ed irrigare. Questo è in un qualche modo un seme di speranza anche per i mesi, non direi tanto gli anni a venire, perché in realtà forse è già nei prossimi mesi, anzi sicuramente nei prossimi mesi, che dobbiamo in un qualche modo alzare degli scudi e cominciare, ecco, ad avere quella padronanza di sé che lei ci stava indicando. La situazione senza speranza, in un qualche modo, se ne può uscire. Riusciremo a prendere in mano le redini della nostra vita, sfuggendo a queste menti mefistofeliche? Buona domanda. Qui ci viene in soccorso un detto di Gesù, che reputo un grande maestro, quando ci diceva: puri come colombe, accorti come serpenti. Ecco, direi che questo è il primo terreno fertile per non fare attecchire la propaganda nella nostra mente. Qualche proposta per la situazione che stiamo vivendo, ce l'avrei da dire. Fondamentalmente partirei da questo fatto, che siamo coautori della realtà che ci circonda, nel senso che non siamo spettatori passivi, nel senso che possiamo fare qualcosa. E tutto quanto si gioca a livello di consapevolezza individuale e collettiva. Dunque, aumentando il livello di consapevolezza, possiamo riuscire a creare sacche di microresistenza. Possiamo riuscire a creare antemurali alla nuova normalità che ci impongono dall'alto. E più il livello di consapevolezza cresce, più crescono di dimensioni e più crescono anche di qualità queste sacche di resistenza, perché funziona così. Occorre impegno, dedizione, appunto per non essere de definitivamente soggiogati e fare la fine
della famosa rana bollita nella pentola. E allora quello a cui invito ciascuno, questo lo faccio da 2 anni a questa parte, è quello di riaccendere la propria mobilitazione. La prima cosa da fare è non rimanere isolati. Ecco, questo è un punto fondamentale, non rimanere isolati, cioè trovare dei punti fermi nel proprio ambiente di lavoro, nel proprio ambiente in generale, cioè trovare punti fermi nelle persone che come noi non sono contente del modo in cui stanno andando le cose. Quindi cercare di mantenere un rapporto il più stretto possibile con queste persone. Questo per provare a immaginare e a costruire realtà differenti rispetto alle prospettive pensate per renderci automi, eterodiretti e disumanizzati. Poi c'è una seconda cosa, ovvero continuare a coltivare la riflessione critica, la visione aperta, la visione lucida, cioè essere ricercatori riflessivi con la mente aperta e non accontentarsi mai delle risposte preconfezionate del mainstream che vengono propinate e propalate quotidianamente. Cioè quelle risposte di qualcuno che vuole pensare per noi e al posto nostro. Quindi cercare di trovare il tempo per riflettere in base alle modalità che sono nostre e non accontentarsi solo dei contatti social network e non accontentarsi neppure dei contatti via schermo in genere, come questi. Perché questi contatti virtuali sono insoddisfacenti e insufficienti. Perché? Perché non creano quei rapporti reali, quei rapporti autentici sui quali noi esseri umani ci siamo costruiti nel corso di decine e decine e decine di migliaia di anni. Poi c'è una terza cosa che è vitale, ovvero costruire ovunque microresistenze politiche, costruire ovunque microresistenze socio-psicologiche. Questo significa ripoliticizzare i posti di lavoro. Questo significa incontrarci in piccoli gruppi di persone. Ribadisco, incontrarsi sempre via schermo è illusorio e significa consegnarsi mani e piedi al meccanismo della divisione e del controllo. Questo perché tutto ciò che si svolge online, anche ora, è controllato. Ecco, sembra paranoia, ma state certi che non siamo paranoici. Incontrarsi sempre via schermo è un falso contatto, è inautentico. Noi quindi abbiamo margini di manovra per attuare queste microresistenze umane. Quindi ripoliticizzare il momento che stiamo attraversando, ecco, questa la ritengo oggi la nostra missione storica, per non disumanizzarci in modo definitivo. Poi c'è una quarta cosa che mi preme sottolineare. La quarta cosa è che per difenderci dallo sfaldarsi della realtà, per difenderci dalla nevrosi dilagante, quando non psicosi dilagante, questa psicosi che ha sostituito il principio di realtà col principio di simulazione, una possibile soluzione è quella per noi persone semplici, ovvero con le nostre mani eseguiamo piccoli lavori, perché attraverso questa attività difendiamo la nostra umanità. Intendo che non si tratta di essere artisti, ma di essere artigiani. Quindi lavoriamo vasi, dipingiamo, ripariamo le cose rotte. Ecco, sono le persone semplici le uniche in grado di opporsi a una alienazione cinica su scala planetaria. E questa quarta cosa implica anche il ritorno alla natura, che significa anche ciascuno, anche in città, organizzi un proprio orto, organizzi un orto magari collettivo urbano da coltivare, un orto collettivo.
Ce ne sono e si possono fare in ogni città, anche nelle periferie delle grandi metropoli. Perché vi assicuro che l'orto ci tornerà estremamente utile. Perché se il trend continuerà ad essere questo, come è prevedibile, in autunno, massimo inverno, e questo lo sto dicendo sul mio canale Telegram da mesi, saremo colpiti da una stagflazione che non ha precedenti nella storia italiana del dopoguerra. Quindi un orto proprio oppure un orto collettivo urbano da coltivare è una la quarta cosa che insomma è vitale da fare. Ragionare e rallentare, quindi meglio ancora assolutamente se in comunità, quindi de vivo. Ha scritto in una delle ultimissime pagine del libro, mi ha colpito tanto davvero, l'etica è inversamente proporzionale al ritmo frenetico delle attività quotidiane che ci premono. In realtà in fondo c'è un punto interrogativo, mi sono permesso di toglierlo. Sì, io sono d'accordo perché vedete, noi oggi non, abbiamo la mente popolata di fantasmi, questo perché passiamo gran parte del nostro tempo davanti a un monitor liscio, fluido. Stiamo letteralmente, ci stiamo letteralmente facendo assorbire dalle non cose. Abbiamo completamente smarrito il rapporto con le cose in tre dimensioni. Ormai il metaverso è come se fosse in atto e ce ne facciamo risucchiare come in un maelstrom. Ecco, è veramente vitale riprendere il rapporto con le cose, con gli altri esseri umani in carne ed ossa, altrimenti continueremo ad avere e sempre più la mente popolata di fantasmi. No, no, non a caso la prima questione, quando siamo entrati, insomma, in questo spazio, così stringente e drammatico, è stato quello di distanziarci socialmente. Il primissimo aspetto è stato proprio quello, il punto di partenza. Così. 2 anni fa, professore, era rinunciare alla libertà per la salute, adesso, per la libertà probabilmente ci chiederanno di rinunciare alla salute, quindi dobbiamo essere molto critici ed è starci veramente tanto vicino, penso. Concordo, concordo pienamente, sottoscrivo queste parole. Siamo nel momento delle domande, Rosa, anche io ne avrei altre Allora, 10.000, infatti, io sono qui che ma... sto controllando le domande, che ne stanno arrivando tantissime, e siccome che il professor Maggi ci ha detto 50 minuti, e io ho detto, vabbè, Giustamente, qualcosina in più. per i motivi che ci ha appena spiegato, quindi... Esatto, oggi non ho esatto. pranzato e ancora non ho cenato e inizio ad avere un po' fame, però qualche domanda volentieri, Qualche sì. domanda, mentre voi parlavate, io li ho selezionate. Allora, innanzitutto, grazie a te Roberto e grazie al professor Maggi per il suo intervento. È stato davvero un piacere ascoltarla. Io ascoltavo voi due e intanto leggevo i partecipanti cosa scrivevano. Però, prima di lasciare spazio alle domande, volevo ricordare che il libro, eccolo qua che ce l'ho anch'io, il mio libro personale, Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, lo potete acquistare sul nostro sito www. Il giardinodelibri.it. Scontato costa 14,25 euro. Chi lo acquisterà sul nostro sito avrà le spese di spedizione gratuite fino a mercoledì prossimo. E le spese saranno gratuite anche per il libro 36 Stratagemmi, che è un mio libro prezioso che io ho letto anni e anni fa perché era uscito in edizione Sì. piccolina. Non so se si ricorda del professor Maggi, esatto, di un'altra casa editrice. E per cui anche per questo libro, questa sera, i 36 Stratagemmi, l'arte segreta della strategia cinese per trionfare in ogni campo nella vita quotidiana, sarà inviato senza spese. Bene. Allora Roberto, adesso passiamo alle domande, ne ho selezionate alcune e inizio io con Lorenzo e Lorenzo domanda, ne sono arrivate tante, però ne ho selezionate poche, insomma. Abbiate pazienza, ma il dottor, appunto il professor Maggi ci ha dato veramente la sua disponibilità, 50 minuti. Allora Lorenzo domanda, professor Maggi, esiste una via di uscita per questa umanità? Cosa vede nel nostro prossimo futuro?
Ah, beh, in sostanza questa risposta a questa domanda abbiamo già risposto, ovvero che se il trend continuerà ad essere questo, saremo automi eterodiretti al freddo e con scarsissimo cibo. Ed è assai probabile che la tessera sanitaria si trasformerà nella tessera annonaria, insomma, per il razionamento di cibo che già si profila all'orizzonte. Per l'uscita da questa condizione, sono i quattro punti che ho poc'anzi detto, insomma, che quindi non ripeto, ecco. Bene, vogliamo passare a Fede? La leggi tu? Sì, volentieri. Fede ci dice: in una società dove ci sono regole per poter vivere, com'è possibile sfruttare il principio che il potere su se stessi è meglio di 1.000 anni di potere sugli altri? Ovvero, com'è possibile non comandare, ma soprattutto non essere comandati? Ah, certo. Beh, questo comporta il piacere di soffermarsi sulle cose e prendere una serena distanza da chi pretende di innescare la logica di dominanza e sottomissione che caratterizza oggi, quanto non mai, la nostra società. Quindi soffermarsi. Lo utilizzava anche lei prima questo termine, soffermarsi in modo tale di essere sempre più consapevoli di quello che facciamo e di quello che gli altri fanno a noi. Questo conferisce tantissimo centratura, non solo psicologica, ma in qualche modo spirituale, anche se è un termine che uso molto poco, insomma, perché ormai oggi è inflazionato. Quindi una centratura psicologica e spirituale. Quindi anche interrompere, diciamo, quell'azione-reazione che ci allontana da una vera umanità. Come diceva Gurdjieff, mio padre mi ha lasciato un grande comandamento: mi picchiano, mi insultano, ti rispondo tra 24 ore. Dopo 24 ore la Ma distanza è tale fantastico. che. Ma io questa la racconto sempre. Ah, sì. Questa è l'eredità del padre di Sì, Gurdjieff. sì, sì, sì. Era economicamente poverissimo, ma ricchissimo sul piano della consapevolezza. Quindi il suggerimento, questo è un aneddoto che poi conoscono in pochi, è se qualcuno ti offende, rispondi lui che ci penserai per 24 ore. Se questa persona aveva ragione, torna da lui dopo 24 ore e ringrazialo perché ti ha fatto un regalo. Se invece capisci dopo 24 ore che aveva torto, non è necessario neppure che torni indietro perché avrai accertamento di meglio da fare. Questo era il suggerimento sul letto di morte del padre di Gurdjieff. Un'altra domanda arriva da Roby: cosa pensa, professore, del transumanesimo e cosa pensa di chi accetta ed anzi accoglie a braccia aperte gli inquietanti scenari che ci si prospettano e che prima ci stava raccontando? Che il transumanesimo è una aberrazione del pensiero umano, è il risultato delle astrazioni tipiche del pensiero umano e appunto laddove, come dire, noi portiamo una logica materialistica, priva di spirito, alle sue conseguenze estreme. Noi inevitabilmente otteniamo il transumanesimo. Il transumanesimo è, ripeto, un'aberrazione del pensiero che ridurrà o tenta di ridurre l'umanità ad automi eterodiretti senza spirito. E su questo occorre veramente costruire tutti gli antemurali immaginabili e possibili affinché davvero non si realizzi. Quello sarebbe differentemente la fine dell'umano, così come sino ad oggi lo abbiamo conosciuto. Sarebbe una cosa terribile, alla quale ci dobbiamo opporre con tutte le nostre forze. Chi lo accetta è ormai, come dire, chi accetta il transumanesimo è come quel bambino maltrattato che non sapendo che nel mondo esiste l'amore, confonderà l'amore con sadismo o masochismo.
Bene, ho selezionato anche Matilde, che professor Maggi domanda. Ho comprato il suo libro e le consiglio a tutti. Le chiedo se un altro libro, Psicologia delle folle di Gustave Le Bon, gli ha Sì. dato Beh, spunti. cioè, quello è un testo, come dire, che all'epoca nel curriculum studiorum a psicologia facevano leggere già in psicologia generale. E, sì, certo che mi ha dato spunti. Quello che ho cercato di fare con Goebbels, 11 tattiche di manipolazione, è attualizzare ulteriormente quel testo che ha compiuto più di 100 anni. Quindi è un testo importante da un punto di vista storico, ma in qualche modo andava aggiornato con le evoluzioni anche tecnologiche che si sono avute da più di 100 anni rispetto a Le Bon. Ogni tattica di manipolazione, ricordiamolo, ha anche il suo esperimento di riferimento, esperimento psicologico, sociologico, veramente eccezionale, cioè è qualcosa di incredibile. C'è una domanda anche da Anna Maria. Professore, ci può anche accennare qualcosa sull'argomento della musica 440 Hz imposta proprio da Goebbels? Beh, in realtà mi dispiace deludere la lettrice, ma in realtà questa è una considerazione apocrifa. Ve lo posso dire con certezza perché qui vi sembrerò un maniaco, ma per scrivere questo libro ho letto praticamente tutto quello che ha scritto Goebbels e ha scritto veramente tanto. Non solo ha scritto le oltre 30.000 pagine dei Tagebücher, dei diari, ma ha scritto tantissimo e mi sono andato a leggere anche tutte le trascrizioni dei discorsi pubblici o degli scritti, degli articoli e questa cosa dei 440 Hz non l'ho trovata. Mi dispiace deluderla. No, no, beh, abbiamo contribuito alla conoscenza Esatto. non solo di Anna Maria, ma di tante altre persone, quindi grazie comunque. Dire che ho letto tutto di Goebbels, insomma, non è che faccio una gran figura, però ho degli aspetti di tipo maniacale, ovvero che quando punto un obiettivo è necessario per me sviscerarlo sino in fondo. Sino in fondo. Ok, Bene. bellissimo. Allora, Siamo in io fondo. siamo in Certo. chiusura, però, professor Maggi, voglio fargli questa domanda che Monica e tanti altri partecipanti, veramente tanti, chiedono come possiamo collegarci al suo canale Telegram. Prima l'ha detto, se vuole gentilmente ripeterlo. Beh, praticamente si chiama Gianluca Maggi trattino incognita, e quindi se uno digita su Telegram Gianluca Maggi trattino incognita lo troverà, ecco. Sì, perché Facebook purtroppo è diventato quello che è diventato, insomma, un'emanazione della propaganda. Quindi c'erano tantissimi iscritti, ma ormai io non sono più visibile. Quindi l'unico è Telegram, quindi Gianluca Maggi Ok. trattino incognita. Bene. Allora, grazie professor Maggi per tutte le risposte che ha dato ai nostri partecipanti. E mi scuso, ma veramente le domande erano tantissime e non siamo riusciti ad accontentare tutti. E appunto, come dicevo prima, ci ha concesso 50 minuti e abbiamo superato abbondantemente. Prima di concludere, volevo chiedervi a tutti voi di lasciarci un messaggio sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. Fateci sapere se vi è piaciuta la serata. Ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà pronta già da domani e vi arriverà un'email con il link della registrazione. Per cui scriveteci che siamo curiosi di leggervi, io e il mio staff. Infine, vi ricordiamo il prossimo webinar, mercoledì 6 aprile, sempre alle 20:30. Avremo in collegamento dall'India l'autrice Susie Singh. Il titolo della serata sarà Saggezza e pratica del karma. Allora, Roberto, è stata una bellissima Ah serata. sì, io non vedo l'ora di rivederlo domani, sono sincero, lo rivedrò perché è oggetto di studio, perché ogni Esatto. frase può essere approfondita e quindi e poi va distribuito, 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 Esatto, va per cui fatto domani circolare. abbiamo la registrazione e anch'io me lo riguarderò perché mentre voi parlavate io leggevo i commenti e sono arrivati tantissimi commenti, grazie e sono contenti di questa serata che è stato nostro ospite e io.
Per chiudere la serata voglio chiederle, professor Maggi, se vuole aggiungere qualcosa con un messaggio ai partecipanti che sono veramente ancora tanti online e continuo a ringraziare e a salutarla. Beh, io vi saluto tutti con questo augurio, che auguro a tutti il bene, ma non il meglio. Fantastico. Bene, allora grazie. Io voglio citare un attimino questa frase che mi ha appartenuto fin dall'inizio, quando io ho letto il suo libro di Fito Ussi, un libro che merita di essere letto da tutti coloro che sono preoccupati per il futuro della democrazia e sono in tanti. Ecco qua il libro del professor Maggi. Buonasera a tutti, buonasera professor Maggi, ringrazio sempre Grazie te, mio caro amico Roberto. a voi. Grazie a te, Rosa, una serata E noi bellissima. ci sentiamo alla prossima. Buonasera, Grazie, professor professore, Maggi. grazie. Buonasera a tutti. Salute, buone cose a Grazie. tutti. Salute. Grazie mille.